Un incontro a tutto tondo, quello che si è svolto questa mattina con il direttore della rappresentanza italiana della Commissione europea, Antonio Parenti, organizzato alle 10.30 all'ex mercato civico di Nuoro dall'ufficio locale di Europe Direct. L'esponente della Commissione europea ha risposto sia alle domande poste dai giornalisti delle varie emittenti locali che a quelle degli studenti in sala. All'iniziativa ha partecipato anche il primo cittadino, Andrea Soddu, che ha posto l'accento sul fatto che la Commissione europea è stata la prima e unica istituzione a interessarsi della ferrovia nuorese, sottolineando che i fondi erano disponibili, ma io non ero l'autorità proposta che avrebbe dovuto interessarsi a ottenere i soldi per la realizzazione della ferrovia. Continua a Olbia il piano di conversione da GPL a metano con evidenti disagi accusati dai cittadini da giorni costretti a rinunciare ad acqua calda e gas. Medea, la società che si occupa della conversione, detta tempi e indica quali pratiche devono fare gli utenti. Soprattutto precisa che gli olbiesi non sono tenuti a pagare il costo degli allacciamenti fino alla soglia di 500 euro. Sentiamo. Avrà meno impatto sull'ambiente e i consumi ridotti saranno riscontrabili sulla carta, quella delle bollette. Olbia vive il passaggio dalla rete cittadina del GPL al metano con due sentimenti differenti. Da una parte si chiede pazienza e si indicano i numeri dei lavori già svolti ed è Medea a farlo, cioè la società che per Italgas si occupa della distribuzione del metano. Dall'altra ci sono i cittadini delle zone oggetto di conversione che da giorni e giorni vivono nel disagio, senza acqua calda e con cucine elettriche attrezzate a mo' di campeggio. Medea comunica il successo dell'attività già svolta nei primi 10 giorni con la trasformazione da GPL a metano per circa 900 utenti e annuncia nella settimana dal 9 al 13 ottobre le conversioni di altri 3 quartieri, Tilibas, San Nicola e zona ospedale, per complessive 600 utenze. Nel frattempo però in zona Viale Aldomoro, dove ha preso il via il processo di conversione, molte famiglie vivono ancora nel disagio, a dispetto delle tempistiche indicate nel sito della società che promettevano tempi ben differenti. Medea ricorda che le attivazioni vengono completate quando gli utenti e le società di vendita hanno messo in atto le pratiche per adeguare gli impianti con relativa documentazione necessaria. Ma chi deve fare cosa e a chi sono imputabili i costi di adeguamento degli impianti? La confusione è palpabile ed è Medea a fare chiarezza. In virtù del sostegno economico riconosciuto ai cittadini di Olbia per favorire gli allacciamenti, gli olbiesi non sono tenuti a pagare nulla se il costo complessivo dell'intervento non supera i 500 euro. Nei prossimi giorni la società chiarirà anche questo fondamentale punto, dandone evidenza sul sito ufficiale con relativa comunicazione. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sta intervenendo insieme al nucleo LPG regionale per una fuga di gas da un serbatoio interrato di GPL. Il serbatoio, dismesso ma non bonificato, è stato danneggiato dai mezzi di movimento terra durante uno scavo. Il nucleo LPG sta intervenendo per bruciare, mandare in torcia in gergo tecnico, il GPL in fase liquida ancora presente nel bombolone. Sul posto anche una squadra e l'autobotte di Olbia. Una delegazione di oltre 500 sardi è sbarcata a Barcellona grazie al progetto Navigantes organizzato dalla Fondazione Maria Carta con il supporto della regione di Adofolk e del comune di Alghero. Manuela Muzzu. Cari telespettatori di Teleregione Live, siamo sulle Ramblas di Barcellona perché è il grande giorno della parata, di tutti i suoni, i colori, le tradizioni della Sardegna grazie al progetto Navigantes organizzato dalla Fondazione Maria Carta. Una grande nave della Grimaldi è partita domenica mattina da Porto Torres per arrivare qui appunto a Barcellona per un importante gemellaggio culturale. Infatti i catalani hanno accolto i sardi, un popolo fraterno. È un'iniziativa organizzata con il supporto della Regione Sardegna e con l'associazione Adifolk, che è l'associazione per la diffusione della cultura popolare catalana nel mondo, e vede la partecipazione del console italiano, delle istituzioni locali che nella mattinata hanno incontrato anche le istituzioni della Sardegna. Una grande rappresentanza di 500 sardi, artisti, cantanti, musicisti, appunto istituzioni provenienti da 70 comuni dell'isola. La festa è iniziata già sulla nave della Grimaldi e oggi prosegue con incontri istituzionali
locali e con una fetta di Sardegna che arriva qui a Barcellona per un'importante vetrina internazionale. Ma sentiamo dalle voci dei protagonisti qual è appunto l'obiettivo di questa iniziativa Navigantes. Però l'idea è quella di portare la cultura identitaria della Sardegna attraverso quello che è la sua spina dorsale identitaria, dai bei colori dei nostri costumi, il canto a tenore, le launeddas, le nostre maschere, ecco, che sono davvero un bagaglio straordinario, portarlo in Catalogna perché c'è un rapporto forte col popolo catalano. È un viaggio identitario molto forte, io mi auguro e spero che anche nei prossimi anni si possa portare la cultura della Sardegna in giro per il mondo. Ecco, uno scambio culturale. A Barcellona, in Catalogna, c'è una grande tradizione appunto di sostegni per tutto quello che è gli spettacoli identitari, il folklore, tutto ciò che segna questa meravigliosa nazione senza Stato. Ci auguriamo quindi non soltanto di poter prendere le buone pratiche amministrative, ma di dimostrare anche di essere all'altezza delle migliori esperienze europee per portare appunto la nostra Sardegna in tutto il mondo. Siamo molto contenti davvero di che questa rappresentazione di cultura popolare sarda sia venuta, è una cultura fratella in tanti sensi e che anche compartiamo lingua, una lingua che ancora si parla nell'Alghero. Siamo convinti che quando si trovano i gruppi di cultura popolare, sarda e catalana si riconosceranno perché abbiamo questo passato in comune e ci sono troppe similitudini. E per questo sarete sempre benvenuti perché Catalogna è casa vostra. Sentiamo ora anche le parole dei sindaci di Alghero e Tempio Pausania presenti a Barcellona. Le vie di Barcellona, noi speriamo per una prima edizione di questa, della Sardegna in trasferta, della Sardegna che esce fuori dai suoi confini e si propone all'esterno. Noi pensiamo che non ci sia modo migliore per promuovere la nostra terra che è quella di farla conoscere, di far conoscere la propria identità, le proprie tradizioni straordinarie, e quindi oggi è davvero una giornata storica, importante, e sarà sicuramente bellissima. Catalana, credo che da queste opportunità nascano ricadute importanti per il nostro territorio, ma soprattutto degli scambi culturali davvero, davvero preziosi. Carreras de lo Lobe, questo è il nome scelto quest'anno dagli organizzatori per valorizzare le tradizioni, i percorsi enogastronomici, le mostre delle attività artigianali e produttive in vetrina nella Due Giorni, che ogni anno fa registrare numeri da record a lo Lobe e che nell'edizione 2023 ha segnato alcune migliaia di visitatori. Per noi Sonia Meloni. L'antico borgo di Lollove continua ad ammaliare i visitatori, come sempre accade per questo gioiello a 20 km da Nuoro, dal grande interesse storico e paesaggistico. Carreras de Lollove, questo è il nome scelto quest'anno dagli organizzatori, per valorizzare le tradizioni, i percorsi enogastronomici, le mostre delle attività artigianali e produttive, in vetrina nella Due Giorni che ogni anno fa registrare numeri da record e che nell'edizione 2023 ha segnato alcune migliaia di visitatori. Perfetta anche l'organizzazione del trasporto pubblico, grazie all'ATP che per l'occasione ha potenziato le corse da e per Lollove. Non da meno la municipale che ha garantito la regolarità del traffico senza far registrare criticità di rilievo nel corso dello svolgimento dell'evento. È una manifestazione, questa della Camera di Commercio, Autunno in Barbagia, che si inserisce in un contesto di valorizzazione dell'identità. Abbiamo cercato di valorizzare quella che è il nostro patrimonio identitario, esaltando la bellezza di questo borgo che è magico. Partiti dal nome, che quest'anno è stato cambiato, è Carreras de lo Lobe, abbiamo voluto dare un'impronta che fosse proprio quella delle strade, degli scorci meravigliosi che questo borgo ci regala. E anche tutte le manifestazioni, tutti gli intrattenimenti ai quali che si possono godere durante queste due giornate sono itineranti, proprio a riempire le strade, come se la cultura e le nostre tradizioni volessero appunto invadere e essere un veicolo per tutti coloro che camminano in questi sentieri meravigliosi.
Questa mattina alla Fondazione di Sardegna a Cagliari è stato presentato il progetto del nuovo nuraghe trilobato che verrà costruito a Gergei. La fase di costruzione sperimentale del progetto, la più grande mai realizzata in Sardegna, è già in fase di avvio. Daniele Chirico di UTG. La costruzione di un nuovo nuraghe trilobato a Gergei per valorizzare la pietra, il simbolo di una storia millenaria della Sardegna, è il progetto guidato da Simone e Claudio Allanu, che fa parte dell'iniziativa Architettura di Pietra presentata questa mattina alla Fondazione di Sardegna a Cagliari. Il cantiere sperimentale nuragico, già in fase di avvio, ma con conclusione ancora da programmare, è il più grande mai realizzato nell'isola. La visione è quella di contribuire appunto portando avanti un approccio costruttivo, costruire un nuraghe, quindi costruire per capire, per valorizzare l'incredibile patrimonio archeologico che c'è in Sardegna, che è un unicum a livello mondiale. Quindi diciamo che appunto l'obiettivo fisico è quello di realizzare un nuraghe complesso, trilobato, nel tempo necessario, in cui riusciremo a dare delle risposte rispetto alle tecniche costruttive, perché nessuno ha mai tentato un'opera così. Un sogno che è diventato realtà per i fratelli Ollanu, che dalla passione e curiosità per le costruzioni dei nostri antenati hanno realizzato un autentico progetto. L'idea nasce dal contatto delle pietre e da un progetto imprenditoriale che porta il nome di una struttura ricettiva che è Isperdas. Abbiamo voluto far confluire quest'idea e questo progetto, capitanarlo attraverso un'associazione, perché crediamo fortemente nel valore che deve avere questo progetto qua in un'ottica condivisa. In un contesto italiano, europeo e mondiale abbiamo delle grandissime opportunità da valorizzare, è tempo di farlo. Un'opportunità che permette di condividere le bellezze antiche della Sardegna con il resto d'Italia e con tutto il mondo. Questo progetto dimostra il rinnovato interesse rispetto al mondo megalitico e delle cosiddette architetture di pietra della nostra protostoria e cosiddetta preistoria della Sardegna. Sono una grande occasione per reinterpretare questo patrimonio e soprattutto per portarlo nel mondo, anche in virtù di una incentivazione turistica proprio nella nostra terra.